Come mai ieri non ho sentito parlare di Giuntoli League? O come mai ieri non ho sentito parlare di De Laurentiis League? Perché la mancata espulsione di Douglas Luiz, che è clamorosa, è un danno per l'AC Milan. Perché probabilmente la Juventus non avrebbe mai vinta quella partita se restavano in 10 contro 10. Invece, con 11 contro 10 è stata molto agevolata. Il Napoli arriva da un grande regalo contro il Parma e ieri con un rigore inesistente, che non l'avevo manco visto, sinceramente. Eppure, dopo aver visto la moviola, possiamo parlare di un rigore inesistente regalato al Napoli. E il Napoli mi sta davanti 5 punti. Un altro che ieri non avrebbe mai vinto quella partita. Perché non parliamo, visto che siamo paladini della verità e della giustizia, non parliamo di queste cose? Forse perché qualcuno si è fatto una montagna di iscritti della Juventus collaborando con Pannolino, Peter Pannolino? No, perché bisogna attaccare tutto allora ciò che va contro il nostro Milan. Così come il Napoli. Mentre in realtà la realtà dei fatti è un'altra. Vedete, io non faccio attacco contro la Juventus, come non lo faccio contro l'Inter e come non lo faccio contro il Napoli. Anche se ovviamente certe situazioni sono fastidiose per me, da tifoso del Milan, che devo recuperare punti sulla Juve e che devo recuperare punti sul Napoli. Il mio discorso io lo faccio a Rocchi. Per l'ennesimo anno, sono penso 2 o 3 anni di fila che dico: Rocchi, ti devi dimettere perché hai creato un settore di arbitri scandaloso. Abbiamo un regolamento che non si capisce niente. Ogni arbitro interpreta le situazioni di gioco come ha voglia. Perché se andiamo a analizzare quello che è successo, e poi raga parleremo anche del Milan futuro che sta facendo sboccare, ma proprio sboccare, è vero che non dobbiamo puntare ai risultati ma a far crescere i giocatori. Però, e poi parleremo delle grandi note positive del Milan in vista di una partita importantissima che abbiamo contro il Club Brugge, da dove dobbiamo smuovere la classifica che ci vede a 0 punti. Però torniamo alla questione arbitrale. Intanto vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un pollice in su e benzinero. Lasciando perdere la partita del Milan, dove il Milan, a mio avviso, è stato totalmente danneggiato, e ripeto, espulsione che io ancora oggi devo capire che tocco c'è stato tra Reinders e il giocatore dell'Udinese. I gol in fuorigioco annullati, giustamente, dite quello che volete, i frame fanno vedere uno il braccio e l'altro tanto così di piede. A Sassuolo vi stava bene a tutti, adesso perché a favore del Milan apriti cielo, scandalo disumano. Va bene, però secondo me di calcio non si ragiona così, o è una cosa o quell'altra. Non è che se sono a tuo favore vanno bene, se sono a tuo sfavore non van bene. Ma detto questo, anche qui il regolamento va cambiato? Probabilmente sì. Però io dico che se c'è una cosa chiara, giusta, che dici è così, è il fuorigioco, che può essere di tanto così o che può essere di tanto così, ma sempre fuorigioco è. Non roviniamo anche queste regole. Abbiamo voluto la tecnologia ti becca anche il millimetro. Arriviamo alla Juve, Douglas Luiz, cioè, non vedere quell'espulsione per me è clamorosa, decide la partita. E lì è l'arbitro che si è comportato benissimo sull'espulsione di Romagnoli perché era netta e poi sbaglia una cosa clamorosa perché lui probabilmente non la vede ma non viene manco richiamato dal VAR. Perché diciamocela, ma gli arbitri non vengono mai aiutati dal VAR. I VAR sono più scandalosi degli arbitri. I varisti, che hanno anche uno schermo, sono scandalosi. Poi arriva la partita del Napoli.
un rigore totalmente inventato. Poi guardo la partita dell'Inter e Cristante non viene espulso per una situazione più grave di quella di Reinders. Allora lì capisci che non c'è niente che da dire, che gli arbitri italiani sono scarsi. Sono scarsi, non sanno arbitrare, sbagliano troppo, utilizzano male la tecnologia. Allora, io ripeto, non voglio tornare indietro, perché quando non c'era la tecnologia, c'era chi faceva quello che voleva. Ci mangiavamo il fegato per fuorigiochi. Anche oggi ci mangiamo il fegato, ma non ai quei livelli. Però va cambiato. Secondo me, io ripeto, devono essere gli allenatori a chiamare il VAR. Quando c'è un episodio che è dubbio, secondo loro dubbio, è giusto che siano gli allenatori a chiamare il VAR. E secondo me, se facciamo così, aiutiamo molto di più gli arbitri e si sbaglierà molto di meno. Perché poi sei costretto ad andare a vedere l'azione al VAR e quindi puoi sistemare il problema. Perché sennò l'unica soluzione, l'unica questione è da dire che gli arbitri sono scarsi. Sono scarsi. Punto. Non ce ne sono di Giuntoli League, di De Laurentiis League, di Marotta League, di cosa ho sentito? Scaroni League. Non ce ne sono. Sono scarsi. Sono scarsi. Avete visto che in una partita, andiamo a vedere, in quattro partite hanno favorito la Juve, hanno favorito il Napoli, ha sfavorito l'Inter, ha sfavorito il Milan. Però la scorsa partita, secondo gli Juventini, hanno sfavorito la Juve per Conceição, per tante altre cose. Vedi, non è contento nessuno per la questione arbitri. Detto questo, lasciando perdere la questione arbitri, andiamo su, cosa diciamo? Il Milan futuro, dai, Milan futuro. Per me Bonera deve dimettersi. Bonera non è in grado di gestire una rosa di giovani, una rosa di giovani totalmente agitata, fatta di ragazzi esagitati perché vengono espulsi a raffica, ci sono espulsioni a raffica. In più ci si è messo anche Balloture. Ma veniamo, cioè, anche questo weekend in 9 uomini. Ma qualcuno li riesce a disciplinare sti calciatori? Per poi non avere dei bimbi minchia quando arrivano nella prima squadra. Ma poi ho visto scelta liberale in panchina perché ti dice gli avversari sono fisici e 15. Quindi, cioè, praticamente Messi, che è alto un metro e uno sputo, secondo Bonera non dovrebbe mai giocare perché gli altri fisicamente sono tutti più grandi di lui. Ma cosa racconti? Ma in che mani siamo finiti? Ma in che mani siamo finiti? Ma i giovani possono crescere con un allenatore del genere? Ma andate a prendere un allenatore forte di categoria. Non lo so io. Un Silvio Baldini che adesso è col Pescara. Questa gente qui che comunque in Serie B, in Serie C ci sta dentro bene. Ma non questo mister. Questo qua è figlio di Pioli. Cosa vuoi che gli insegna un figlio di Pioli a questa squadra? Ve l'ho già detto, scandaloso, un allenatore scandaloso. La rovina di questi giovani. Cioè, se tu tieni Bonera, vuol dire che a te del Milan futuro non te ne frega niente. Tutto qua. E invece le note positive, andiamo alle note positive. Ah, una cosa. Scandaloso che la società Milan non prenda una posizione per quello che è successo con l'Udinese, perché potevamo perdere o pareggiare una partita immeritatamente e perdere altri punti dagli inseguitori, cioè da quelli che stanno davanti, scusate. E quindi, cazzo, io mi aspettavo una società che si facesse sentire, ma il Milan va tutto bene, no? Al Milan va tutto bene, va bene. Ci ammoniscono i giocatori a raffica, con l'Udinese t'hanno pestato per tutta partita, ammonizioni pochissime da parte dell'Udinese, però la società Milan va tutto bene. Va bene, è per quello che non siamo tutelati niente. Non veniamo tutelati perché la società non parla, non dice mai niente. Va tutto bene, va bene. Siamo noi tifosi del Milan che abbiamo visto che forse qualcosa non è andata in quella partita. Per quanto riguarda le note positive,
Sono felicissimo per gli elogi di Mr. Fonseca. Spero un giorno di dovergli chiedere scusa, oggi non ancora, perché qui ci sono dei folli che hanno dei facili entusiasmi per una vittoria che tu devi fare con l'Udinese in casa, non è un'impresa. Poi dopo magari vai a Bologna, perdi. Perché questo Milan è un Milan altalenante, inutile star lì. Allora, stiamo calmi. Io non chiedo scusa a nessuno, però sono contento che oggi Fonseca riceva degli elogi, che tutti dicono che un allenatore che ha due attributi così, che ha dimostrato di tenerci al Milan e di mettere al primo posto il Milan rispetto ai calciatori, che dà dei segnali, che non è succube come lo era Pioli dei calciatori. E questa cosa è importante per la crescita degli stessi calciatori. Adesso Rafa Leao sa che se vuole giocare per questo Milan deve correre, perché sennò rifinisce in panchina. Teo Hernandez sa che deve piantarla di fare il minchione, perché sennò finisce in panchina, così come tutti gli altri. Così come Tomori, così come Abraham. E questo è importante. Io sono contento. Note positive sono i Pavlovic guerriero, anche se fa ancora delle sbavature in fase difensiva, però un guerriero. Nota super positiva l'acquisto di Fofana. Cioè, se devo fare i complimenti alla società una volta nella vita, poi per me sono degli incapaci totali, però Fofana che giocatore. Lì davanti abbiamo preso due giocatori che non la buttano dentro, manco a porta vuota. Sono contento per Chukwueze, se lo merita. Troppe tante critiche. Chukwueze ha bisogno di fiducia, di spazi. Poi lui i gol li fa. E poi Pulisic, raga. Pulisic è arrapante, arrapante. È un giocatore, è un fenomeno. Raga, in Serie A io fenomeni come Pulisic ne vedo davvero pochi. Probabilmente non ne vedo proprio. A livello di Pulisic, quest'anno è, perché l'anno scorso Lautaro Martinez è stato strepitoso. Ma quest'anno i giocatori a livelli di Pulisic, che fa divertire San Siro, che fa divertire chi è a casa a vedere la partita, è un fuoriclasse vero. Quindi sono davvero felice della prestazione e di vedere queste cose, però vado coi piedi di piombo perché questa squadra mi ha abituato a vincere e poi fare delle sconfitte. Cioè, sinceramente, io di vincere con l'Udinese e di vincere col Club Brugge non le reputo delle imprese, sono cose che il Milan deve fare in scioltezza. Sono altre le partite che aspetto il mio Milan per vedere quello che potrà fare, perché poi noi non è che ci accontentiamo di arrivare nelle prime quattro. Cioè, il Milan quest'anno è obbligato a vincere, se no tutto quello che non è vittoria non ci renderà felice per nulla. Raga, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale.